il solito grande Milan. Prima elude la mezza Italia juventina, poi punisce con spietato cinismo le uniche indecisioni di un Parma che pur in una giornata molto sfortunata gioca del grande calcio. Dopo una settimana di titoli e chiacchiere, Ruud Gullit è lì, in partenza sulla fascia destra, ma pronto a svariare a suo piacimento. Donadoni, Evani e Rijkaard danno qualità al centrocampo rossonero, pronti alla conclusione personale o ai rifornimenti per Van Basten e Massaro. La prima parte del match non è esaltante, si gioca in spazi ridotti, da una parte e dall'altra arriva puntuale il pressing e il raddoppio delle marcature. Poche emozioni dunque, fino a quando Alessandro Melli decide di mettersi in mostra nelle vicinanze del portiere rosso. E si sa, dopo le prove generali, arriva sempre il momento sospirato dello spettacolo. Osi è un buon ispiratore, il bomber di Parma si trasforma in perfetto esecutore. 1-0 con il primo tempo che non offre altro di buono, salvo una sterile reazione da parte del Milan. Ma il piatto forte è riservato alla ripresa. Simone, mai scelta fu più indovinata da parte di Capello, rileva Massaro e non fa neanche in tempo a scaldarsi, che ha già dato il suo contributo alla causa. Invito di Gullit e rete del pareggio dopo appena 3 minuti. 1-1 ed è tutto da rifare per gli emiliani, che però faticano sempre di più a controbattere il ritmo crescente del Milan. Le due squadre comunque continuano a giocare a viso aperto e le occasioni si susseguono non proprio in alternanza, ma quasi. Bruni interviene su Gullit che reclama il calcio di rigore. Al 23esimo invece viene fermato Melli, lanciato a rete per presunta posizione di fuorigioco. A nostro avviso il guardialini e l'arbitro D'Elia non hanno giudicato troppo bene. Fase centrale della ripresa da Moviola, quindi. Intanto si va avanti a ritmo abbastanza sostenuto fino alla mezz'ora, quando Baresi prima sbaglia e poi si incontra e si scontra in area con lo svedese Brolin. Anche qui ci vorrebbe l'ispettore Tibbs, o almeno l'intervento di Bruno Pizzul. Sull'azione successiva, Gullit, qualcuno sostiene che il pallone fosse uscito dalla linea laterale, lancia al millimetro Simone, che firma la sua doppietta personale, qualcosa che assomiglia molto allo scudetto. E non è finita, perché c'è ancora il tempo per una spettacolare quanto malaugurata autorete di Grunne, che fa 3-1 per il Milan, che mantiene 4 punti di vantaggio. E noi passiamo ad ascoltare l'allenatore del Parma Scala al microfono di Pierpaolo Cattozzi. Come mai il calo nella ripresa? Ma avevamo fatto un primo tempo discreto, direi, anche se non all'altezza del mio Parma. Poi quel gol iniziale all'inizio del secondo tempo ha affossato gli entusiasmi della mia squadra. La mia squadra deve giocare sull'entusiasmo, altrimenti soccombe contro questo Milan, soccombe in ogni caso. E, appunto, dicevo, questo gol è stato pesante, non siamo riusciti a reagire, poi abbiamo commesso anche delle ingenuità che ci hanno costretto alla sconfitta. Questo Milan che continua a illudere il campionato? No, illudere. Milan che continua a fare la sua strada, continua a fare risultati, superando avversari sempre più agguerriti e sempre più difficili, e noi siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo fino a questo momento. Hai appena detto facciamo la corsa solamente su noi stessi. Sì, sì, sicuramente. Confermo quanto detto. Il Milan è importante che sia il Milan. Poi non pensiamo a quello che fanno gli altri, i risultati delle altre squadre, ma quando questa squadra riesce ad essere concentrata e determinata diventa veramente una macchina quasi perfetta. Hai anche detto le cose che ci diciamo nelle spogliatoie restano tra noi, ma hai dovuto alzare un po' la voce, no? Non l'alzo mai, guarda, nelle spogliatoie non serve alzare la voce, quindi le cose le diciamo con molta tranquillità, con molta serenità.